Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi parleremo dei DNS. Allora, innanzitutto, il DNS è un computer da qualche parte nel mondo contenente tutti i siti web. I DNS principalmente traducono la nostra richiesta. In pratica, noi quando andiamo su Google chiediamo al DNS qual è l'indirizzo di Google e questo computer ci dice l'indirizzo di Google è in questo caso 173.194.35.23. Ce l'ho scritto qua a parte, non me lo sono ricordato a memoria, tranquilli. Quindi il DNS principalmente è una traduzione. Vi faccio un esempio. Se noi dobbiamo telefonare ad una persona, questa persona ha un numero telefonico che può essere 34596, esempio a caso, però in rubrica l'avete salvato Marco Antonio. Sulla rubrica cerchiamo Marco Antonio, non cerchiamo il numero di telefono. Quindi la rubrica è una traduzione dal nome al numero di telefono. Il DNS funziona più o meno così. Quindi questo qua è il funzionamento del DNS, è una traduzione, se possiamo chiamarla così. Adesso cercando su YouTube per esempio DNS, OP, Reach, NoKB, Latency, OP, sta roba qui. Compaiono moltissimi video mettendo dei DNS, che sono dei numerini, vi ricordo, messi praticamente a caso perché non influiscono assolutamente sul gioco, ma fanno altro che ora cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile. Se provate a mettere dei DNS del genere trovati sotto questi video, e vedete che c'è un miglioramento, è semplicemente l'effetto placebo, perché in realtà questi DNS non fanno assolutamente nulla. Allora, noi di default abbiamo dei DNS del nostro operatore telefonico. È molto consigliabile cambiarli per un semplice motivo. Noi, quando andiamo sui siti, quei siti rimangono memorizzati in una cache. L'operatore telefonico li prende e se li tiene lì per almeno 6 anni, così c'è scritto su internet. Quindi i nostri dati sono praticamente al nostro operatore telefonico. Mettendo dei DNS a caso è anche, diciamo, pericoloso perché vi faccio un esempio: se noi andiamo su YouTube, questa informazione potrebbe andare in una destinazione che non deve andare. Vi metto un'immagine per farvi capire più o meno cosa sto cercando di dire. I miei DNS funzionano diversamente, non c'entrano niente con il gioco, non mi fanno fare più combo o cagate simili. In pratica, i DNS che vi lascerò anche in descrizione, che vi consiglio di mettere, funzionano in un modo completamente diverso da quelli offerti dal nostro operatore telefonico. Questi DNS sono stati rilasciati circa 8 mesi fa e funzionano in questa maniera. Quando noi cerchiamo un sito, andiamo sul sito, questa informazione rimane salvata, però viene eliminata entro 24 ore, quindi aumenta sia la prestazione che la sicurezza. Questi DNS infatti sono molto famosi per la loro privacy, però in questa maniera, eliminando la cache entro 24 ore, avremo anche delle prestazioni migliori, quindi si caricherà prima la pagina internet. Quindi se voi avete Telecom, la vostra cache rimarrà lì per almeno 6 anni. Invece con questi DNS, quella cache verrà svuotata entro 24 ore, quindi caricherà la pagina web più velocemente. E basta, questo qua era proprio il succo di tutte le pagine di Wikipedia. E nulla, vi lascerò il DNS in descrizione e adesso vi metterò una piccola clip in cui vi mostro come mettere i DNS.